In diretta, ciao ragazzi, come state? Oggi ho cambiato location. Allora, intanto che vi collegate tutti, preparo le cuffiettine. Oggi ho fatto un po' più tardi del solito per un motivo molto semplice: cambiando location ho avuto un po' di problemi di luce, di impostazioni. Allora, intanto, ciao a tutti quelli che si stanno collegando. Come al solito, c'è Serpino. Chi c'è pure? Gabriele, c'è un sacco. Angelo, dai, sono un sacco di persone. Thank you so much, mi arrivano anche gli auguri di buon compleanno, addirittura in inglese. E è già arrivata la richiesta di Flavio. Visualizziamolo subito. Subito il benvenuto all'ospite di oggi, che è Flavio Angiolillo. Appena si collega. Ciao Flavio! Joyeux anniversaire. Oh, non so dirlo in francese, però. Ecco, Scusa. così ce l'hai anche in francese, cioè in inglese e in francese. Tutto bene? Come si risponde in francese? Grazie. Merci beaucoup, vive la France. Questo l'ho capito. Allez les bleus. No, merci beaucoup, è perfetto. Ok, benissimo. Sai che io ho studiato per 5 anni francese alle scuole superiori e non ricordo una parola. Oh, ma sì, ma ricordate sempre le stesse cose, la Tour Eiffel, le croissant, baguette, brie, Brioche. che non abbiamo il bidet. Sì, luoghi comuni e vado avanti lo stesso. Esattamente. Com'è andato il compleanno? Allora, tutto bene, festeggiato qui a casa con la mia ragazza e niente, ho fatto quel che potevo, insomma, non si potevano fare grandi cose, però siamo Vabbè, divertiti. perfetto. Ecco, elicottero. Tanto c'è. Anche, vabbè, si deve festeggiare un po' in tutti i modi, no? Normale, normale, normale. Dicevo, c'è anche roba d'alcolisti che dice giustamente liberté, égalité et pure pardieu. Bella questa, Liberté, Égalité, Boulevardier. Beh, Giusto, giusto. uno slogan, guarda, me lo scrivo subito. Lo scrivo subito. Così poi ci facciamo i quadri, come quello lì del lavoro di Fabio. Esattamente. Come va, Allora, Giovanni? come stai innanzitutto? Beh, bene, bene, a parte che mi sto a forza di stare in casa, guardate, sono uscito ieri e mi sembrava wow, sai, ero rimasto per 10 giorni in casa senza uscire, veramente sono andato fuori che a fare la spesa, che mi sono detto che cacchio è un mondo strano. Penso che usciremo da questa quarantena che saremo tutti veramente strani. Certo, Non ognuno ha preso sapremo il video. nemmeno più come ordinare un gin tonic. A proposito di stranezze, tu per cominciare sei diventato pelato, sto vedendo. Sì, beh, guarda, anche tu hai cambiato sfondo, io ho cambiato sfondo che siamo nella mia cucina con i miei animali, conigli, Sì. sono di legno, prima che qualcuno pensa che sono zoofilo o altro, no, è semplicemente una decorazione. E mi sono anche tagliato i capelli, sì, beh, tra l'altro vedo che crescono molto in fretta perché erano 3 mm nemmeno 4 giorni o 5 giorni fa, e vedo che sono già andati dunque, a crescere Un molto po' in di fretta. più. Però perfetto, Molto così, bene, così, molto bene. così posso passare la quarantena tranquilla. Sì, io non ho avuto il coraggio, li sto spuntando un po' di volta in volta, ma non ho avuto il coraggio di resarli a zero. Vai, ma non preoccuparti, che alla fine, quando ci rilasceranno, avremo già i capelli lunghissimi. È una amara considerazione, però, questa. Allora, Fla, oggi parliamo un po' di un sacco di cose. Parliamo proprio del mondo dei cocktail, giusto? Esattamente. Ok, Allora. l'altra volta ci hai raccontato un po' il percorso che hai fatto a livello sia professionale che di vita, come si Sì. può passare da essere bartender a imprenditore. Oggi invece parliamo proprio dell'aspetto un po' più legato al mondo dei locali, che è quello del drink. Cioè, ho raccolto un po' di ragazzi, un po' di, sì, ragazzi, un po' di domande che ci hanno fatto i ragazzi, e quindi te le sottoporrò. Però partiamo proprio da come nasce un cocktail nella tua testa. Allora, ci sono più via. Diciamo che ci sono più strategie. Può essere semplicemente il fatto di ti si chiede dunque di fare un cocktail, come potrebbe essere una competizione, dunque per un brand, e dunque da lì Ok. vai a cercare un po' la storia del brand, vai a cercare un po' con che cosa sei già stato abbinato, con che cosa tu sai che va bene, con che cosa non va bene, come sfidare anche il prodotto che non è mai andato insieme a quello e lo vai a mettere insieme. Dunque, Certo. è più una sfida.
dunque semplicemente, e dunque da lì a come potrebbe essere una classica competizione. Ok. Poi potrebbe essere la nascita in cui si parte più dal tema, ad esempio il tema del tuo menu, facciamo finta così, che in questo caso qua ogni menu noi che facciamo ha un tema diverso e andiamo a prendere quel tema lì, prendiamo ITER, in cui il paese che è appena passato era dunque il paese dell'Estonia, e dunque da lì siamo andati a cercare dunque in Estonia cosa bevono, su che cosa sono forti, che prodotti hanno lì, su che cosa potevamo basarci, un esempio. Okay? Dunque questo è un secondo esempio su come dunque fare un cocktail. Terzo modo sul quale fare un cocktail, delle volte ti succede anche, delle volte ti chiedono un twist on classic così al locale, fa qua, di solito io bevo il Negroni, mi fai questa variante qua, gliela fai, impazzisce, e da lì quel drink lì diventa un classico del locale dopo un tot di anni perché la gente continua a berlo. Un esempio, non so, Negroni del Marinaio, un esempio. Ok, perfetto. O come il Castle Street, che è un cocktail che è stato chiesto così al locale da una persona che mi ha chiesto un cocktail col cinare e cetriolo. Io sono andato a cercare un po' su internet o altro, tra l'altro era più di 6 anni fa, dunque su internet non è che c'erano tante cose, un po' di cose, lo fai a modo tuo e boom, esce fuori un drink. Potrebbe essere anche una tua pazzia, anche vuoi ricreare una camminata nel bosco nel tuo cocktail, sai, quelle pazzie che ti vengono in testa. E ci provi, poi tante volte quando crei anche, se lo bevi più il lavandino che se lo bevi il cliente, quel cocktail, perché delle volte fai anche dei miscugli che non vanno bene, delle volte, improponibili, e delle volte succedono delle cose che sono stupende, ecco. Ok, quindi partiamo dalla prima cosa che è un po' l'ispirazione, mi stai dicendo, quindi la prima cosa che bisogna trovare è un'ispirazione, un motivo per fare questo drink sostanzialmente. Per me... Sì, e fortunatamente spesso arrivano questi motivi o questa ispirazione o queste richieste, e dunque da lì devi sempre dunque mantenere il cervello attivo. Adesso, un esempio, mi è arrivata una richiesta per un esempio Campari, per il fare un drink sul mondo del... Scusami, ti ho perso per un attimo, se puoi ripartire. Ad esempio adesso? Un esempio, adesso mi è arrivata una richiesta in questa quarantena per fare un cocktail con Campari nel mondo del cinema. E dunque da lì sto lavorando su una cosa pazza, che tra l'altro sono sicuro che non mi accetteranno mai, perché, perché è un po' troppo pazza. Vedremo. Vabbè, quindi anche un po' di fantasia ci vuole. Però andiamo un po' più nel pratico. Facciamo finta che ci contatta domani, diamo un motivo appunto per creare un drink. Facciamo finta che lancio la mia catena di gin, per dire un distillato qualunque, e voglio fare un cocktail a base di gin, che sarà il cavallo di battaglia con questa bottiglia. Come faccio materialmente? Beh, io in questo caso qua ti chiederò semplicemente di mandarmi la scheda tecnica del prodotto, così da capire un attimino le spezie che ci sono all'interno, le piante che ci sono all'interno, di dove è prodotto, dove vuoi che il tuo marketing, dove è ispirato. Un esempio, vedi Sabatini per un po' di tempo, se non sbaglio, è stato fatto dunque a Londra, però l'ispirazione era della regione della Toscana. E dunque da lì il suo marketing era sulla regione della Toscana, adesso si è spostata la produzione lì, però all'inizio era prodotto da un'altra parte, anche di lì devi parlare con loro per capire un attimino più dove progettarti anche nel cocktail. Poi a quel punto gli chiederei se ci sono avute altri cocktail fatti con quello, per sapere che genere di cocktail, così io farei anche una cosa. Mi vedo attratti purtroppo, Flavio. Io sono sul wifi, va tutto bene. Sono sul wifi anche io, però in questi giorni ci sono un sacco di dirette su Instagram, quindi staranno sovraccavallando una con l'altra. Perfetto. Dicevi, quindi devi vedere se hanno avuto altri cocktail che sono stati creati dunque con quel prodotto, per fare una cosa nuova, semplicemente. È una cosa che io andrei a vedere, per non fare una replica, perché per caso, sai, puoi fare una cosa molto simile ed è peccato. E da lì penso io avrei già abbastanza informazioni dunque per mandare avanti con quella creazione del cocktail. Ecco. Ok, perfetto.
Come decido se applicare una chiave di lettura, ad esempio una chiave di lettura Sour, ad esempio una chiave di lettura Fields, oppure di utilizzarlo in Negroni, in base a cosa? Beh, ti dico già, avendo tutti i cocktail che sono stati fatti prima, io già, per esempio, se è già stato fatto un Negroni, Lo escludo. lo escludo, a parte se me lo chiedono loro, che andrei a Ok. fare una cosa diversa. Poi da lì, di sicuro, sentendo un attimino il prodotto e sentendo che ha una chiusura di agrume, come dirti, è molto facile andare su un sour, dunque andrei su qualcos'altro, perché Certo. più per sfida. Dunque andrei a utilizzarlo in un altro modo. Beh, a me piace anche le sfide, fare anche i contrasti. Certo. Quindi bisogna un po' capire anche il prodotto e iniziare a valorizzarlo. Esattamente. Ok, mettiamo caso che con questo gin, ad esempio, voglio fare un John Collins. Quindi un drink molto semplice, a base di gin, limone, zucchero e soda, e eventuali bitter. Questa è la ricetta classica come la conosciamo tutti. Come la creo un po' più particolare? Come lo rendo più mio? Beh, al giorno d'oggi ci sono tantissimi altri agrumi che potrebbero fare il caso tuo, come Ok. l'acido citrico, come il pompelmo un po' più acidificato, come il verjus, che è questo succo d'uva acerbo che ci permette dunque di dare acidità nel nostro drink, però con un prodotto che è completamente diverso. Il verjus è quasi trasparente, il verjus lo fanno nel Périgord, nella regione dove sono cresciuto io, Sì. lo fanno anche in Germania. Okay? Spesso lo fanno in tutte le regioni o tutti dunque, i paesini dove l'uva non è buona per essere bevuta come vino bianco in purezza. Ok. Okay? Dunque da lì Ok. cosa si inventano? Si inventano, beh, il cognac viene da lì, un esempio, il vino non era buono da bere come vino bianco, è stato dunque distillato e fatto il cognac, il brandy è uguale. Il verjus uguale, e dunque, ma che tra l'altro certi verjus hanno lo stesso pH del limone, che a quel punto ti permette dunque di Ok. avere questa acidità qua e già ti cambia subito il tuo drink. Certo. La tua soda domani potrebbe essere diversa, potrebbe essere un tè, potrebbe essere una soda che fai tu aromatizzata, potrebbe essere della semplice ginger beer, un succo di mela, che spesso il succo di mela, quello bio, spesso aggiunge un po' di acidità nei cocktail senza dunque Ok. troppo dissolvere i cocktail. E poi lo zucchero, semplicemente andare a toccare lo zucchero potrebbe essere molto semplice. E poi semplicemente andare a twistare, non sei obbligato di mettere 50 ml solo di gin, puoi mettere un altro distillato all'interno per andare un po' più particolare, bla bla bla. Dunque è molto, molto Ok. semplice. Queste penso che tu sia un classico qua, tutti lo sanno un po' fare. Poi da lì Quindi consigli di partire dagli orizzontali, facciamo un po' di sostituzioni, vediamo cosa ne viene fuori. è abbastanza semplice. Poi quando inizierai a usare il verjus, tutti questi ingredienti qua, da là ti sbilanciano il tuo cocktail e tu devi ribilanciare con altri Certo. prodotti. Quando si crea un drink come questo, ad esempio, è giusto mettere tanti flavor diversi? O è meglio rimanere abbastanza basici e puntare su uno solo? A me non piace quei cocktail in cui vedi 8 ingredienti e alla fine ne senti due. Ok. E dici perché? Perché ti piaceva mettere tutti questi ingredienti? Alla fine no, non sono d'accordo. È giusto puntare su due o tre gusti che volevi fare sentire e da là utilizzi 5 ingredienti massimo. Perché Ok. per me la cosa perfetta sono 3-4 ingredienti. Però se Quindi andare semplice. troppo mettere troppi ingredienti è un po' da pazzi. Per Ok, me. quindi Però si tende a valorizzarne in modo particolare uno. sì, due, tre, du due, due. Io per me direi due. Che tra l'altro all'olfatto, che sia bello che sia, dall'olfatto al gusto sia diverso. Cioè, dall'olfatto dunque al gusto in bocca che sia diverso. Ok. Ok, perfetto. Quindi questo può essere un po' un gioco. Dunque i Intanto profumi ci chiedono. anche. Sì. Certo, intanto ci chiedono, l'acidità gustativa è diversa dall'acidità del pH, o sbaglio? Cosa mi stai dicendo? Cosa mi stai chiedendo quel ragazzo? Ti sta chiedendo se, ad esempio, se assaggio un limone che ha pH 3 all'incirca, sentirò la stessa acidità che trovo in un altro pH 3 se assaggio un'altra cosa, oppure sarà diversa, qualcuna può essere più adatta, più alta, più Allora, bassa?
l'acidità del verjus è completamente diversa e ti tocca tra l'altro in bocca diversamente dall'acidità del limone. Ok. Quello assolutamente. Il pH è quello dunque che loro annunciano dunque sull'etichetta. Io ti dico, lo sento completamente diverso come acidità, che tra l'altro come l'acido citrico ti prende un po' più in fondo e lo senti soprattutto dunque al ritorno una volta che hai fatto il sorso. Lo risenti subito dopo. Il limone lo senti subito che ti aggredisce. Dunque, sì, l'acidità è diversa sensitivamente in bocca, quello assolutamente. Ok, perfetto, perfetto. Intanto andiamo a vedere che altre domande ci hanno preparato. Ce ne sono un po'. Allora, ad esempio, parlavamo un po' di Twiston Classic, no? E di conseguenza di zuccheri diversi. Che tipi di sciroppi consigli? Consigli di fare sciroppi homemade, 2 a 1, 1 a 1, di comprarli? Cosa preferisci fare generalmente? Allora dipende, prima di tutto, se per caso tu devi fare. Allora, dipende che locale hai. Siamo Ok. al MAG e dobbiamo avere l'orzata. La compro perché ce l'ho messo in menù e finirò una bottiglia ogni 2 giorni e dunque mi conviene di più comprarla. C'ho l'orzata e faccio 2 o 3 drink a sera di quello, dunque deve essere esplosivo. Dunque, boom, Certo. in questo caso qua sì, è meglio che la fai tu, ok? Ok, Dunque, perfetto. perché è un esempio del 1930 in cui hanno un drink che ne fanno 25-30 a sera di quel drink, la fanno loro e ci sta, ok? Ok. Poi, per quanto riguarda un esempio, altri sciroppi, un esempio, noi il sciroppo di salvia, visto che non esiste sul mercato, lo facciamo noi, ok? Ok, perfetto. Per il Giappone, se non sbaglio. Esattamente, dunque di qua lo facciamo noi perché ne abbiamo bisogno e nessuno dunque ha la possibilità dunque di darcelo, dunque nessuna azienda ha la possibilità di darci questo prodotto. Sciroppo di rosa, noi quello che compriamo, dunque ha un gusto molto aggressivo, dunque da lì ti dico fare un mix tra il tuo sciroppo e il sciroppo di rosa non è affatto male, dunque tra l'altro vi faccio poi vedere una cosa. Ok, perfetto. E da lì ci permette dunque in questo caso qua di togliere anche questo gusto molto aggressivo e delle volte un po' chimico che hai nei Certo. sciroppi industriali. Però noi ne usiamo tantissimi al MAG, un po' modificati, perché ci aiutano prima di tutto per la conservazione, okay? Perché il tuo sciroppo dunque homemade di sicuro avrà un momento in cui farà le bollicine e da Ok. lì Sì, non poi di settimana al massimo, insomma. dipende poi a quanto lo fai, soprattutto che noi Certo. Lo facciamo dunque 3 parti di zucchero e 2 parti di acqua. Ok. No, noi uno a uno, una parte di zucchero e una parte di acqua, lo troviamo troppo liquido come zucchero. Dunque, da lì cosa succede? Che per zuccherare i tuoi cocktail dovresti mettere troppo di quel sciroppo, e a quel punto cosa succede? Che hai la presenza dunque all'interno del tuo cocktail di tanta acqua, ok? Certo. Perché è stato fatto 1 a 1. Quando lo fai 2 a 1, due parti di zucchero e una parte di acqua, noi lo troviamo troppo denso e spesso quando lo metti nel jigger e che vai a versare, spesso dunque dovresti lavare il tuo jigger perché ne è rimasto all'interno, che vuol dire che se tu hai messo 10 ml, che ne è rimasto all'interno, non hai messo veramente 10 ml, avrai Sì, messo 8. 8 ml, okay? Perché l'altro lo stai Ok. pulendo. Dunque dalla 3 a 2 è la strada perfetta per noi. Ti dico, per Ok. noi e per i nostri cocktail, e le bilanciamo tutti su questo. Perfetto. Tanto c'era un'altra domanda qua in live. Domanda: migliori ditte di sciroppi e liquori? Monina, beh, insomma, però senza andare troppo sul, insomma, senza pubblicizzare un'azienda più di un'altra, con quale hai collaborato meglio dal punto di vista, Io Monè. quale credi sia l'azienda che, insomma, fa i prodotti un po' più buoni? Sciroppo Monè per Ok, me. Ok? Però perfetto. vedi un esempio, il sciroppo di Monè di rosa, per me è troppo aggressivo e dunque da lì lo devo tagliare e devo ribilanciare un attimino. Quello di sicuro. Però Ok. se facesse a sera 30 drink, solamente 30 drink con quel sciroppo di rosa, cosa farei? Semplicemente boccioli di rosa che andrei a comprare dunque dall'erboristeria, acqua calda e faccio il mio sciroppo. Quello sì. E te lo fai da solo, insomma, con il Sì, tempo a perché disposizione che vuoi. poi dipende anche, fai finta che in quella drink list lì che deve uscire hai 20 preparazioni. Sai che c'è, compro quel sciroppo lì di rosa perché così mi togli una preparazione.
capito? Se tu riesci a trovare il stesso gusto finale, sempre quello. Okay. Però magari delle volte proprio il tuo, la tua granatina che farai o il tuo sciroppo che farai renderà il cocktail completamente diverso, dunque da lì. Okay? Certo, ovviamente ognuno poi utilizza l'ingrediente che ha a disposizione, che possa essere un derivato, un frutto fresco, quindi cambierà sempre il gusto. Beh, ad esempio il sciroppo di lampone, lampone è quello, è meglio che lo fai tu. Sì? Ma il sciroppo di lampone sì. Trovare il sciroppo di lampone sul mercato buono quanto quello che faresti tu, difficile. Frutto è difficile. Frutto della passione è uguale. Sì. È uguale. Ok, perfetto. Allora, altre domande che ci sono arrivate, magari rimaniamo sempre un po' in tema. L'altra volta ci hai parlato di formazione. Io ti ho fatto la domanda, ho detto, Flavio, come mai magari lì da te si vendono un tipo di cocktail un po' più importanti, mentre nel resto d'Italia si vende ancora il vodka Red Bull? E tu mi hai detto semplicemente, devi formare la clientela. Sì. Ok, come si fa cioè, proprio praticamente a formare la clientela? Io oggi apro un bar e voglio iniziare a fare cocktail della Madonna. Come faccio? Beh, da lì arrivano e ti chiedono un gin lemon. Da lì dice, ti posso fare il mio gin lemon, quello che facciamo noi in casa, okay. E da lì ci avrai tre persone su cinque che ti diranno di sì e inizi con loro, ok? Quelle altre due, beh, purtroppo non hanno voglia, proprio sono bloccati col cervello e tutto, però se già con gli altri tre hai fatto un ottimo lavoro, ne parleranno piano piano e quegli altri due, uno dei due, la prossima volta fa, sai, fammelo che me l'hai fatta il mio amico e gli è piaciuto, ok? E da lì piano piano. Okay. Dunque da lì uguale vodka Red Bull, se non lo fai non penso che muore nessuno. Capito? Certo. Dunque, però da lì, magari portare un cliente che beve un gin lemon fino a un drink un po' più fresco, che può essere tranquillamente un Collins, è possibile. Ti do io una ricetta se vuoi. Ti ho perso un attimo. Io ci sono, mi vedo e ti vedo. Ok, sì, perfetto. Se vuoi ti do io una ricetta per quanto riguarda il gin lemon fatto in casa. Che vai, dai, sì, la prendiamo volentieri. Ma te la dico in ML o in parti? Diccela in ML, dai, siamo tutti più o meno tecnici, quindi allora, dovremmo capirla. NML in un tumbler alto, 15 ml di succo di limone con 15 ml di sciroppo di zucchero, 60 ml di gin, okay. 5 ml di curaçao, 30 ml di acqua. Ok, so, perfetto. Build, vendilo, vedrai. Ok, perfetto. E quindi hai creato un qualcosa di molto simile. Sì, sì, ma da lì questo è il primo passo. Purtroppo vai un po' a tratti, Flavio, non so come mai. Ok, ora ti vedo, provo a parlare. Ci sono. Ok, scusami, ma purtroppo queste connessioni ogni tanto fanno scherzetti. Dunque, da lì questo è il primo passo. Poi, cosa succede? Che tornerà questo stesso cliente, ti chiederà la stessa cosa, la terza volta dice, facciamo un altro passo? E da lì, boom, altro passo, e provi un'altra cosa ancora. E da lì, questa volta qua l'acqua non è più acqua, sarà del tè. No, no, acqua, vedo 30 ml di soda. No, no, acqua naturale, prova prima con l'acqua naturale. Primo passo che devi fare. Poi, prossima volta lo provi con la soda, ma 30 ml di soda in tutto quel drink, le poche bollicine che hai messo le perderai, dunque non è che sia. Dunque da lì, prossima volta sarà del tè, prossima volta sarà del succo di mela, prossima volta sarà della ginger beer e bla 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 bla. E soprattutto che hai fatto un gin lemon con del succo di limone che hai spremuto te, del zucchero che hai fatto te, acqua tua, gin. Dunque da lì è un attimino un po' più naturale che la soda che apri così al volo, la lemon soda che apri così. Allora, ti chiedono se puoi ripeterlo un attimo, così magari vogliono segnarselo, credo. 15 ml di succo di limone, 15 ml di zucchero liquido, 60 ml di gin, 30 ml di acqua, 5 ml di curaçao. Questo è il primo passo, ok? E noi lo chiamiamo gin sour dell'Ottocento. Una cosa molto semplice, perché nel fine 800 non erano stati creati ancora i shaker, e dunque da lì si era già capito che si doveva aggiungere dell'acqua nei cocktail per fare per dare della diluzione, per abbassare un po' il grado alcolico, e che,
e che a quel punto le bevande potessero essere bevute più facilmente e meno aggressive. Ok? Okay? Okay, e spesso in questo caso qua il ghiaccio andava un cubo, c'è scritto un cubo di ghiaccio da mettere all'interno, dunque era semplicemente anche per mantenere dunque la temperatura, ed era anche per decorazione. Ok, perfetto. Arrivano un po' di domande per un cocktail. Sì, 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 sì. Una cosa per un cocktail Comille e non me l'ha scritto. Comille si è interrotto. Vabbè, andiamo dopo. Sì. Ma se chiedo un gin lemon e mi togli la parte gassata, non si accosta più al gusto di chi vorrà qualcosa di simile a un gin lemon? Ok, stanno dicendo, se levi la parte gassata di un gin lemon, hai tolto fondamentalmente parte di un ingrediente, no? Perfetto, allora se tu volevi assolutamente quella parte gasata, a quel punto lascia la soda se vuoi, ok? Okay. Ma deve essere una soda bella aggressiva, perché solamente 30 ml su quell'equilibrio del cocktail deve essere una soda che è una Perrier, ecco, la cosa più gasata al mondo. Ok. Ok? Ok, perfetto. Fidati che per quanto riguarda tutti i nostri clienti che volevano il gin lemon, o vodka lemon o tutti questi cocktail qua, con quel drink lì le abbiamo fatti venire verso di noi e poi da lì piano piano le abbiamo abituati dunque a bere qualcos'altro. Sì, sì, è una cosa che ricordo anche con un po' di simpatia ogni volta che c'era un gin lemon. Guarda, è assaggiato il gin 800? No, vai, prendi quello. Però tu che puoi essere testimone, che hai lavorato al Mag e hai visto, non funzionava? Certo, certo che funzionava, come no, assolutamente. No, infatti le domande che appunto stiamo facendo è per dare un po' un senso a tutti, no? Sì. Perché magari tanti dicono sì, ok, voglio farli anche io i cocktail fighi, però la mia clientela non me lo permette. Ok, portasela piano piano. Perfetto. Altro? Altro, stiamo dicendo, cosa ne pensi di fare cocktail un po' estremi da un certo punto di vista? Ad esempio, andare a sostituire per forza il succo di lime o limone con acidi, andare a utilizzare proteine in polvere al posto dell'albume, quindi questi cocktail un po' troppo da laboratorio. Cosa ne pensi? Beh, a Milano adesso, prima che chiudessimo, la gente era molto vogliosa di assaggiare nuove cose. Okay? Mm-hmm. Dunque da lì non sto parlando per il resto dunque dell'Italia, perché come ho detto l'ultima volta, ogni città ha il suo mercato. Sì. Però a Milano erano molto vogliosi di assaggiare nuove cose. È perfetto, e dunque tutto molto, molto bello. Noi al Mag, cocktail un po' più pazzi, ne avremo uno o due, ma veramente pazzi, okay? Uno o due su adesso 18 che abbiamo in menù, ok? Perché è giusto che per tutti gli altri siano dei cocktail, sei semplicemente un passo avanti a quello che può pensare la gente, ecco, capito? Cioè. Pensa a un Negroni un po' pazzo, affumicato, beh, tu pensi al passo semplicemente avanti, non pensare a fargli un Negroni distillato che dunque a quel punto esce bianco alto. Perché lì al Mag non abbiamo quella clientela lì, però l'abbiamo al 1930, certo. E lì al 1930 facciamo dunque tutte queste cose un po' più pazze, ma perché il cliente proprio lo vuole. Certo. Dunque da lì ti dico, in un bar che vuole fare volume, che lavora in una strada turistica o altro, ti dico, cocktail pazzi ne abbiamo uno, due su 18, poi tutti gli altri sono una leggera evoluzione su quello che sta bevendo la gente adesso. Non è... Ok. Sai, non è 5 passi avanti, ecco. Ok, perfetto. Ultima domanda, e poi so che hai da mostrare qualcosa, quindi voglio lasciare un po' di spazio libero. Perfetto. Allora, ti chiedono cosa ne pensi di tutte quante quelle tecniche che sono un po' più da presentazione, tipo, non so, le campane piene di fumo, tipo il throwing, tipo... Cioè, che sono tecniche un po' più visive che forse concettuali, no? Cosa ne pensi? Allora, servono o non servono? Allora... La campana, quella tutta affumicata, io nei locali non la vedo più da un po' di tempo, che era una cosa che era esplosa due o tre anni fa, se non sbaglio. Mi hai perso? Okay. O ci sono? Ci sono? No, ci sei. Ok. E spesso però, se per caso tu vuoi aggiungere affumicature, a quel punto lo fai... aspetta che ti prendo un bicchiere. Fai finta che qui c'hai, dunque lo vuoi... mettere sopra e lo chiudi e metti un po' di affumicatura sopra, è divertente, scenografica, però aggiunge il gusto del fumo, perché certe persone te lo chiedono, a me mi chiedono dei cocktail affumicati, a me quando mi chiedono cocktail affumicati preferisco prendere un scotch whisky bello sì. Aggressivo, o un esempio, c'è un gin adesso sul mercato che è affumicato, e dunque da lì è divertente dunque
usale quelli se vogliono dunque un gusto affumicato nel drink. Se vogliono il fumo, da lì di sicuro sei un po' obbligato di andare dunque con questi aggeggi. Non lo vedo più da un bel po' di tempo, quello di sicuro. Mi ricordo che nel 2013, al 1930, facevamo in una bottiglia in cui mettevamo il fumo, mettevamo il cocktail, giravamo un attimino e versavamo. Dava un gusto defumicato al cocktail. Certo. Come dirti, da lì era anche molto scenografico. Throwing, quando mi dicono del throwing, ti dico, quando lo fai più di 8 volte, dunque il passaggio lo fai più di 8 volte, vuol dire che ci stai provando con una figa al bancone, dunque da lì sia più scenografia che altro. Che poi tra l'altro dici, che cosa stai facendo throwing? Sto facendo un gin tonic, dunque da lì capisci che ci sta provando. Però il throwing no, ci sta, se per caso vuoi dunque fare vedere, dunque vuoi far uscire dunque come sentori dunque tutto quello che riguarda spezie, piante, tutti quegli aromi volatili. Dunque se hai messo della lavanda all'interno del tuo drink, throwing esce ancora di più. Hai messo dunque all'interno del tuo drink solo dunque prodotti come fai finta un boulevard di throwing, non so quanto potrebbe essere diverso, ti farebbe uscire molto di più il gusto del whisky, quello di sicuro, ma solo quello. Ok, perfetto. Intanto ci dicono un particolare un po' curioso, simpatico, che il coniglio dietro praticamente ti sta facendo le corna in questo modo, quindi magari ti sposti leggermente ti sposti leggermente ora togli il coniglio via, sparisci. Ok, si è lasciato lo spazio per la testa praticamente. La meglio così. È perfetto, è perfetto. Bellissimo questo. Intanto poi c'erano un altro po' di cose che arrivavano. Se ti chiedevano qual è il gin affumicato di cui parlavi? Gill. Sono questi ragazzi di vecchio spazio doganale che hanno, dunque, hanno il Gill, hanno l'Amaro Jefferson e dunque fanno questo gin affumicato che si chiama Gill Pitted. No, no, funziona molto bene. Spesso quando ti chiedono qualcosa di affumicato, dice, beh, ti posso mettere un po' di scotch whisky? Fa, no, no, io whisky no. Lì sei obbligato di andare su qualcos'altro e da lì hai questa ottima soluzione con questo prodotto qua. Certo, va bene. Allora, Flavio, so che hai preparato una piccola cosa da mostrarci, abbiamo una mezz'oretta di tempo. No, allora, vai. Vecchio magazzino doganale, esattamente. Vecchio magazzino doganale. Allora, per quanto riguarda tu mi hai chiesto di fare 2 drink a casa e io sì. Ti dico spesso il problema vero a casa è che non abbiamo il ghiaccio. Sì, quello, vero, verissimo. Quello è il nostro grandissimo problema. Dunque da lì mi sono andato a dire, dai, facciamoli un drink in cui possono. Da lì ti devi preparare prima, ok? Questo Ok. è una cosa sicura, è una cosa che devi programmare, non è all'ultimo momento voglio farmi il drink, no, però è una cosa che devi programmare un attimino, un esempio qua, adesso che sei in quarantena, è perfetto perché ti dici adesso lo faccio stasera e poi me lo bevo fra 2 o 3 ore. Dunque in questo caso qua sono andato a prendere la semplice bottiglia, ok? Che metto qua davanti, non so se vedete, aspetta la Sì, posso puoi alzare, abbassare aspetta. leggermente la camera, vediamo meglio. Olè. Mi sono attrezzato, e ora? Ok? Questo è il Perfetto. massimo della tecnologia. Perfetto, ok. Allora, a quel punto vado semplicemente dunque qui la mia bottiglietta e vado a metterci un imbuto, ok? Molto Ok. semplicemente, ok? Qua ho preso un piccolo sciottino o una tazza da caffè, cosa preferite? Tazzina da caffè, ce l'abbiamo tutti a casa. Tazzina da caffè, ok. Dunque in questo caso qua, dunque vado a prendere la tazzina da caffè e ci metto dunque un terzo, dunque riempio un terzo dunque della mia tazzina da caffè, dunque di questo liquore al caffè che si chiama dunque Holzelau Coffee, e lo metto all'interno. Vado a Ok, un mettere terzo di tazzina abbiamo detto, giusto? un terzo di tazzina, esattamente. Ok. Prendo vermut del professore e ci metto una tazzina piena. Ok, piena fino all'orlo o fino lasciamo un dito? Com'è piena per te? Per me piena è piena. Ok? Ok, Ok? perfetto. Tac. Ok. Tac. Ci vado a mettere una parte, dunque una tazzina piena, piena piena di Campari.
Ok. Ok, come prima. Tac, perfetto. Metto un terzo, dunque come il liquore al caffè. Come il caffè. Dunque in questo caso qua, di mezcal. Mm-hmm. Ok. E da lì, aspetta che prendo, acqua, acqua del mag, sempre. Ok. Okay. Ci vado in questo caso qua a mettere una tazza e mezzo, dunque. Una tazza e mezzo? Sì, una tazza e mezzo, dunque di, in questo caso qua, dunque di acqua naturale. Ok. Okay. Molto semplice, ok? Perfetto. Che tra l'altro ho il drink bello pieno, ho la mia bottiglietta bella piena. E la mia bottiglietta, in questo caso qua, dunque, la vado a chiudere e mettere in frigo. Mm-hmm. Ok? Okay. Mi giro un attimino. Dai. Intanto, perché ragazzi, vedo che state commentando. Sì, ti ascoltiamo. Intanto state commentando che tantissimo, avete già indovinato di che tipo di ricetta stessi parlando. C'era un ragazzo che ha chiesto qual era il primo ingrediente. Si chiama Old Sailor Coffee, è il liquore al caffè, quello che ho utilizzato. Non ti ho sentito, se mi hai... No, dicevo che intanto tanti ragazzi hanno già indovinato il nome del cocktail che stai preparando. E poi da lì cosa succede? Che in questo caso qua, dunque, hai, vedi, io l'avevo fatto prima, ok? A dosi più mm-hmm. piccole. E da là... Ti ho perso. Sì, perché mi okay. hanno chiamato. Dunque, okay. dunque da lì, cosa vado a fare? Mm-hmm. Vado a versare dunque la mia bottiglietta perché l'avevo preparata prima. E mi bevo, in questo caso ti vedo qua, a tratti, dunque... Flavio. Perdonami, aspetta un secondo che ti vedo proprio a tratti. Ta-ta-ta, ci sono? Ok, ora sembra che sia stabilizzato, sì. Perfetto. Dunque, in questo caso qua, visto che non avevo il ghiaccio, ho semplicemente sì. Studiato quanto di acqua ottengo dal ghiaccio quando dunque lo vado a dunque raffreddare e diluire. Okay? Certo. E dunque, in questo caso qua, è come bersi, dunque, in come se fosse una bottiglia di vino, pensatela uguale, e te la versi dunque in un bicchierino e ti bevi dunque il tuo bicchierino dunque di Negroni del marinaio. Che è già freddo, alla giusta temperatura, è già diluito soprattutto. Eh sì. Prima l'ho preparato oggi a luna, ok? Dunque immaginati che l'ho preparato a luna, l'ho messo in frigo, ecco. E okay, ce l'ho pronto. Perfetto. Quindi... Adesso l'altro che mi sono preparato qua, me lo berrò domani o nell'anno. Ok? Dunque questo... Flavio, usa il tuo geniale shaker homemade. Come? Usa il tuo Dicono, shaker. Flavio, usa il tuo geniale shaker homemade. Va bene, poi lo vado a prendere allora. Poi lo vado a prendere. Ok, dunque questa ok. È una soluzione, semplicemente, anche il vostro Negroni potete farlo così. Una parte di vermouth, una parte di Campari, una parte di gin, una parte di acqua. Anche se a me piace, Ok. il Negroni piace con un po' meno gin. Ok? Poi lo potete fare la stessa cosa con un Boulevardier. E ve lo preparate, ve lo imbottigliate e lo mettete in frigo. Semplicemente, come si calcola la diluzione? Vedo che c'è scritto. Bravo, Beh, c'è. la cosa è veramente semplice, ma per noi che siamo al bar è molto semplice. Come fai? Un esempio, facciamo finta che prendiamo un Negroni come adesso lo stanno facendo dappertutto in Italia. 30 ml di vermouth, 30 ml di gin e 30 ml di Campari. Giusto? Come sta facendo adesso dappertutto in Italia. Anche se noi, ripeto, preferiamo mettere una puntina in meno. Di gin. Però, ok, facciamo 1-1-1. Dunque, stiamo facendo su un bicchiere spesso a un tumbler basso 30 ml, 30 ml, 30 ml. Ok? Da lì vai ad aggiungere il ghiaccio e vai a raffreddare. Spesso uno va a assaggiare per due motivi: uno va a assaggiare su un Negroni. Il primo motivo, dunque, il fatto che hai dimenticato un ingrediente, no, perché proprio lo vedi nel bicchiere che è più piccolo. Però, tante volte una persona. Dunque un cliente sai, 3 volte guarda, sai che ci vede assaggiare, assaggiamo per vedere se c'è il giusto balance, se per caso non abbiamo dimenticato un ingrediente e soprattutto per vedere se c'è abbastanza diluzione, okay? Se è stato Ok. diluito abbastanza o per caso è troppo e è anacquato, dunque è meglio rifarlo. Okay? Certo. Dunque questo caso qua lo vai a assaggiare, quando per te è perfetto da bere, dici è un bijou, perfetto, ecco, rimisura esattamente quanto hai fatto. Okay. E da lì Ok, vedrai lo che rigiri di nuovo. sì, lo rimisuri, dunque lo filtri, lo misuri e vedi che hai ottenuto un tot di ml di acqua. Per il Negroni, per me, sono 30 ml di acqua. Per un Ok, c'è una Sazerac, regola più o meno generale per la diluizione, un parametro più o meno. sì, più il tuo drink iniziale è alcolico e più tu otterrai acqua.
perché lo devi riabbassare di graduazione per renderlo dunque una graduazione alcolica giusta, dunque da poter essere bevuta. Ok, un esempio, in media un esempio, però un possiamo sour, dire che... un esempio, un gin tonic, un esempio, noi mettiamo all'interno due parti di un gin, facciamo finta 40 gradi, okay? Adesso c'è dei gin di graduazione più alta, tre parti di acqua tonica, giusto? Sì. Dunque da là già siamo sotto i 20 gradi, perché abbiamo messo tre parti, dunque più delle due parti di gin, di qualcosa all'interno del tuo cocktail che sia analcolico. Dunque da là percezione alcolica in bocca si abbassa. Più hai versato su ghiaccio, dunque si è diluito il ghiaccio, beviamo il nostro gin tonic, percezione alcolica 11 gradi. Ok, perfetto. Allora, altra cosa molto importante che volevo chiederti, come si calcola la graduazione alcolica? Ok, questo l'hanno chiesto i ragazzi, però sì, semplicemente si va a rimisurare e si fa un conteggio. Sì, molto o se no, semplicemente al giorno di oggi abbiamo dei macchinari che lo possono fare facilmente. L'alcolometro. Sì, okay, esattamente. Molto semplicemente. Oppure, cosa volevo dirti? Quindi possiamo dire che, non so, magari se faccio una ricetta oggi, che possa essere una ricetta di un Negroni twistato, un Sour twistato, ad occhio e croce se aggiungo all'incirca il 20% d'acqua, più o meno 20-25%, l'ho bilanciato, più o Poi, meno... dipende, perché un più esempio, meno. Ci sono certe persone che nel Negroni piace che ci sia 40 ml di gin. Dunque da lì lo vogliono più aggressivo. Dunque di sicuro se metti solamente il 30% di acqua, come abbiamo fatto prima nel nostro Negroni, dunque in questo caso qua sarà un po' più aggressivo, lo vuoi più con più gusto di ginepro, e a quel punto graduazione alcolica più bassa, devi aggiungere un po' più di acqua, ecco perché hai messo più gin. Ma questa tecnica possiamo usarla solo a casa o magari anche al bar? Cioè, se mi faccio il pre-batch prima già diluito, posso farlo? Se lo fai a casa, se lo fai a casa va bene per te, come dirti, a te il giorno dopo sentirai che è un leggero, ma leggero più bitter, dopo 5 giorni lo sentirai più bitter, che è perché le spezie si vanno a mangiare a vicenda. Per quanto riguarda farlo al locale, noi quando lo facciamo, questo genere di lavoro, lo facciamo in un drink che sappiamo che la sera stessa sarà finito. Okay? Perché tu ci vai ad aggiungere dell'acqua, in questo caso qua dunque ci vai a dare... vai ad abbassare, dunque vai anche a aggiungere degli ingredienti, un ingrediente all'interno che ha deperibilità. Ok, perfetto. Benissimo, dai, abbiamo quasi terminato. C'è qualcos'altro che volevi farci vedere? Ah Qualche no, altra tecnica carina? mi hanno chiesto il shaker. Mi hanno chiesto il shaker. E Ah, sì, soprattutto vero. c'è una ragazza che mi ha chiesto, che spesso dunque, mi scrivono per ricette. C'è questa ragazza qua che periodicamente dopo un po' di tempo mi chiede una ricetta dunque di certi cocktail che abbiamo avuto in drink list, che delle volte non mi ricordo nemmeno che era 2 anni fa o altro, che vado a Certo. ricercare. E oggi mi ha chiesto il Tropico del Cancro, che era... Sì, aspetta, ti sorprendo. No, niente, mi sono sbagliato, ce n'è un altro, non il Tropico del Ecco, Cancro. era nella drink list che avevamo fatto dunque per i segni astrologici. E dunque da lì cosa abbiamo fatto? Beh, molto semplicemente, aspetta che vado a prendere il mio vassoio dietro, Sì. opla, aspetta. Oggi si è proprio preparato, Flavio, hai visto alla bottigliettina, al drink fatto in casa, preciso, il vassoietto. Oggi sta prendendo la mano, hai visto? All'inizio non sapeva nemmeno fare le dirette, oggi ci ha preso davvero la mano. Ecco, sì, no, non è Ho parlato male di te nel sì, frattempo, non è importante se sei il primo. L'importante è se puoi essere il migliore a farlo, ecco. Allora, qua sono seduto a casa, molto semplicemente. Vado a riprendermi dunque la mia tazzina, ok? Tac, Sì. abbiamo la mia tazzina, che olè. Tolgo l'acqua che c'era all'interno, perfetto. In questo caso qua, se vogliamo andare a prendere la ricetta professionale del Tropico del Cancro, ecco questa Rosemary Ischia. Dunque, se andiamo a prendere dunque questo cocktail e andiamo a parlare più professionalmente in ml, avremo all'interno dunque 30 ml di un rum scuro che noi usavamo Abuelo 7, okay? 10 ml di Amaro di Farmini, che in questo caso qua gli darà una punta di gusto bitter, una punta di dolcezza e mentolato sul finale, 20 ml di lime, 20 ml di lime e 20 ml dunque in questo caso qua, dunque di questo sciroppo di ananas e rosa, che era
sciroppo di ananas fatto da noi con del succo, perché lo facevamo a partire da un succo, perché così avevamo la stessa identica, dunque, stesso identico gusto dall'inizio della nostra drink list fino alla fine. Perché Ok. soprattutto che era un drink, era una drinklist, se tutte le nostre drinklist sono in mezzo a 2 stagioni tutte le volte, perché o facciamo primavera, estate o dunque autunno, inverno, dunque da lì abbiamo la frutta che è completamente diversa dall'inizio della drinklist fino alla fine, e qua dobbiamo avere il drink che sia uguale, dunque siamo partiti da un succo, ok? In questo caso qua, usavamo dunque questo succo qua, ok? Succo Ok. Ok, di perfetto. Queste sono bevande futuristiche che fanno questo. Dunque, da lì partavamo di quello e usavamo dunque 30 ml di in un giger, misuravamo 30 ml di zucchero per 40 ml dunque di questo succo qua. Okay? E andavamo Ok. dunque a miscelare. E poi aggiungevamo dunque 10 ml all'interno di quel sciroppo di rosa Monin. Ok? Perfetto. Che questa era la nostra preparazione. Che di questo, dunque nel cocktail, ne andiamo a mettere 20 ml. Ok. Ok, Perché? benissimo. Perché era un. Nella stessa drink list avevamo il sciroppo di ananas che utilizzavamo anche da solo in un altro drink, ok? E la facevamo un batch per tutte e due. Semplice? Certo, Hanno capito tutti? accelerare Perfetto. i tempi. Perfetto. Cosa succede? Che in questo caso qua, dunque, andiamo a mettere qui dentro, ok? 2 parti. Dunque, se vedo la mia tazzina, se vedo la mia tazzina, dunque la divido in tre, ok? Dunque la divido in tre, vado a usare dunque 2/3 della mia tazzina di succo Ok. di lime, ok? Tac, Lime, ok. e lo metto all'interno, ok? Mio sciroppo di ananas è rosa, uguale, Sempre due parti. Ok, ok? 2/3 della tazza, ok? perfetto. Molto semplice. Poi da lì, qui ho il mio rum. A casa non avevo la bolla 7, dunque ho messo un rum scuro, ok? Insieme del Clarin, ok? Claran, che è un rum haitiano, molto divertente, dunque che gli dà un Ok, certo. Sì. gusto un Molto attimino, aromatico. esattamente. E da là vado a mettere la mia tazzina piena, ok? Scusami, ti abbiamo perso un secondo, quindi abbiamo detto del room con il Claren, ne vai Sì, mettere una tazzina piena. Ok. tazzina piena. Bene? E poi vado a usare 1/3 della tazzina di amaro di Farmily e lo metto all'interno. In questo caso qua, dunque, vado a girarlo con un cucchiaino, ok? Vedere Così lo posso anche assaggiare. Ta-ta-ta. se qualcosa in eccesso, in difetto, Perfetto. si è Se bilanciato. un esempio qua abbiamo un limone, fortunatamente che non è troppo acido, visto che spesso noi il limone quando lo spremiamo, lo assaggiamo, se è troppo acido gli diamo una punta di acqua all'interno per dunque ribilanciare che Certo. non sia troppo invadente. Qua abbiamo un limone che è perfetto e vado a prendere dunque il mio shaker. In questo caso qua uguale a casa, non abbiamo il ghiaccio, non abbiamo il shaker. Come facciamo? E io spesso... una bottiglia che mi rimane un po' d'acqua all'interno, dunque fai finta fino a qua, ok? La metto in freezer così dritta, così, ok? Ok. E la vado a prendere. Cosa sta inventando oggi? È qualcosa di allucinante, però fantastico, molto bello. In questo modo possiamo farci i drink anche in quarantena, che non fa mai male, eh? Perché è bene, come dicono anche in televisione, non perdere le abitudini. E giustamente noi alle 6:30 a 7 facciamo l'aperitivo, quindi non perdiamo l'abitudine nemmeno dell'aperitivo con questi insegnamenti. Dunque, in questo caso qua, cosa abbiamo? Abbiamo la nostra bottiglietta, dunque, che è piena di ghiaccio, vedi? Ok? Ok, quindi è una bottiglia vuota, Sì, piena sì. d'acqua, messa a congelare, che diventa piena di ghiaccio. Semplicemente, ok? Io la stacco un po', Ok. ok? Stacco un po'. Vedo che c'è un po' di acqua in eccesso, dunque la svuoto, ok? Una volta che non gocciola più, ok? Giro, prendo il mio drinketto. E attenzione perché lo fa senza l'imbuto, questa è la cosa fighissima. Ok, tac. E da lì chiudi
Olè. Mm-hmm. E vai, e si parte. E te lo shaker in casa, giustamente. Esattamente, poi da lì un passino penso che ce l'abbiamo tutti in casa, ok? Ti ho perso, quindi, non so cosa hai detto. Perché ho shakerato troppo velocemente, penso. Okay. Penso che un passino ce l'abbiamo tutti un po' in casa, ok? Sì, adesso vado sicuramente, vado almeno il passino. Sì, dunque vado a cercarlo che non me l'ero preparato, da bravo studente, vedi? Olè. Prendo il mio passino, tac, e da lì vado a versare. Abbassa un po' la camera, non ti vediamo. Olè, vedi? Ok. Olè, aspetta che... Vedete che sto versando così? Olè. Perfetto. Dunque, perché in questo caso qua dunque vado a usare il passino? Perché semplicemente non avrò il filtro che ho con lo shaker, che mi va a tenere, certo, tutti i pezzettini di ghiaccio, e soprattutto perché prima anche non avevo dunque filtrato il mio limone, perché sapevo che l'avrei filtrato tutto dopo, ok? Certo. Così, certo. Tac, ho i miei due drinketti per fare dunque, per brindare. Olè. Quindi con queste dosi fai due drink. No, ma questo bicchierino qua è molto piccolo, eh? Vedi come dirti? Ah, okay. Non ho delle mani grandi, però guarda, vedi? È proprio piccolo. Ok, perfetto. Dunque, penso che sia veramente quella tazzina qua. Vedi, guarda quante canne. Capito? Ok, un drink diviso, dai. Esattamente. Ok? Dunque qui, poi hai il tuo drinketto, che è perfetto, fatto in casa, vedi, l'ho fatto anche da seduto, che non c'è bisogno di mille cose, e vai, ok? Ok, però Flavio, devi brevettare meglio la tecnica della bottiglia, per un motivo solo, perché praticamente puoi farci un drink e basta. Esattamente, sì, quello in questo caso qua, se per caso hai fatto dunque il tuo, se hai fatto dunque, messo in freezer, dunque il tuo shaker, già molto in anticipo, qua immaginate che io shakerando, vedi, mi rimane pezzettini piccolini, ok? Sì. Perché l'ho messo a luna, lo metti prima, un esempio, ieri ho usato questa tecnica qua per un altro drink, e avevo messo la bottiglietta un giorno prima, dunque in freezer, da là hai un ghiaccio che puoi dunque in questo caso qua dunque lavare e riutilizzare. Ok, perfetto. Però hai visto, è fighissima come tecnica, perché tante volte, sai, uno dice shakerò a casa, come metto il ghiaccio nella bottiglia? Lo metti prima, sotto forma d'acqua, semplicemente. Esattamente, Baratta Bombiolo consegna anche qua a Torino i tuoi drink. non abbiamo fatto nessuna come dirti azione per fare dunque i cocktail takeaway e tutto, semplicemente perché volevamo dunque, non pensavamo che sarebbe stato così aggressivo la chiusura, e non c'eravamo preparati, perché non semplicemente non volevamo che essere chiusi, e dunque della non c'eravamo preparati a dunque un domani, certo, in cui i bar erano chiusi, che non si poteva più fare niente dunque a Milano. No, il fatto, avete visto, può essere il corso online che abbiamo adesso, che sì, è fatto con Chef in Camicia. Questo è semplicemente una semplice e una grandissima dunque per Chef in Camicia, dunque coincidenza. Il video e tutto l'avevamo fatto a ottobre o novembre, e il tempo di montare tutto e che tutto sia dunque un pacchetto unico uscito adesso, dunque ecco. Sì, ho visto qualcosa che insomma da animo state registrando. Esattamente, ma giustamente. È semplicemente stato dunque una coincidenza. Ok. Poi per quanto riguarda altri drink da fare a casa, abbiamo fatto vedere uno ieri, una parte di orzata, una parte di limone, una parte di Fernet. Questo spacca, è buonissimo. E hai un drink da fare a casa veramente, veramente, veramente facile. Okay. Questo è molto buono, molto buono. Sì. Allora Flavio, noi per oggi abbiamo quasi terminato, anche perché a breve Instagram ci butterà fuori dalla diretta, tanto salute. No, ci butterà... che poi bomba. Allora, non vale, sei di parte, non vale. Ma ho visto un sacco di domande. Sì, ne stanno arrivando molte, però purtroppo non riusciamo a rispondere, perché appunto tra poco Instagram ci butterà fuori dalla diretta, che hanno abbassato il tempo ad un'ora. Quindi dobbiamo essere un po' più concentrati, purtroppo. Comunque. Dunque da lì, un abbraccio a tutti, allora. Sì, un abbraccio anche a te e a tutti quanti i tuoi animaletti. Sì, sì. Ah, a proposito di animaletti, ma il pesce rosso come sta? Cioè, ancora è vivo?
È andato? No, mi spiace. Sì, mi sono svegliato un mattino dopo 3 anni, dunque non c'era più, finito. No, mi È così, spiace. è così, c'è la vita. Succede. No, piuttosto Succede anche ai se pesci. avevano altre domande, ragazzi, potete scrivermi in privato e vi rispondo quello senza nessun problema. Diciamo Ok, che perfetto. ho tanto tempo libero, ecco. Allora hai tanto tempo libero anche per fare altri appuntamenti in cui te ne possono fare tante altre. Esattamente, esattamente. Se arrivano tante domande, sono qua a poter rispondere. Domanda veloce? Cosa che dice? Vabbè, poi fatele così. Un Va abbraccio, bene. Antonio, grazie mille. Ciao Flavio, un Prossima volta abbraccio. verrò con altri drink e spero essermi inventato una nuova tecnica di shakerata. Però Va bene, va penso che bene. questa qua vi permette anche veramente, se mettete tanta acqua all'interno e che la mettete in inclinazione e che poi spaccate bene tutto, vi permette di fare almeno 3-4 drink. Dovete semplicemente poi sciacquare il ghiaccio. Va bene, Flavio, Ecco. intanto ti ringrazio, è stato molto carino e anche molto formativo. Metodi artigianali. Ciao ciao. Va bene, buona serata. Ciao Ciao ciao. Flavio, Ciao. grazie.